Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Viva Pinata. Ok, questa volta non siamo in compagnia di mio padre perché al momento non c'è. Comunque possiamo sempre continuare noi. Allora, che cosa vorrei fare in questo episodio? Allora, prima di tutto vorrei controllare appunto le nostre pignate come stanno e poi vorrei far innamorare la civetta che non è ancora innamorata. Quindi, se questo viene, mannaggia. Vabbè, comunque, allora, andiamo un attimo nel menu. Ah, poi intanto accendiamo. Ok, andiamo nel menu e andiamo nel villaggio. Villaggio, credo, l'emporio per comprare dei semi o comunque delle margherite, visto che quel tizio non li vuole proprio sapere. Posso proporti qualcosa di terribilmente sfizioso? Non mi fa intendere. Allora, semi, c'è di cardo, campana, semi di papavero, di grano, ecco qua, di margherita. Serve questa roba, eh? Ok, e posiziona l'oggetto e quindi paghiamo semplicemente. Ok, quindi torniamo al giardino, poi prendiamo la vanga, facciamo un buco. Oddio, scusate, oh mio Dio, abbassa subito, scusate che mi scordo sempre ogni volta e mi dispiace veramente. Ok, allora, quindi schiamo un buco, poi mettiamo via la vanga e la piantiamo subito e prendiamo anche il nostro raffiatoio. Facciamo una cosina così e lo mettiamo via. Quindi queste sono belle, secondo me potremmo, vediamo, allora abbiamo tipo 700 di oro, quello che era. Volevo vedere un attimo l'oro, no, lo volevo vedere, ok, e un attimo le informazioni perché non mi ricordo. Allora, requisiti amore, avere una casa per Spalmit in giardino e ha mangiato il nuovo Wyrm. Non ha fatto nessuno degli due, diciamo, invece lui, ok, ho sbagliato. Se torna mi fa un piacere. Ok, invece lui non ha fatto neanche nessuno dei due. Quindi intanto sta nascendo la piantina e quindi questa lasciamola così. Poi vorrei far di nuovo fare, diciamo, i figlietti a questo perché più ce ne sono e comunque meglio è. Ok, sta innamorando. Ok, sta innamorando, quindi facciamo il minigioco e poi insomma aspettiamo che nasca altro Wyrm in modo che ci facciamo un po' di soldini. E poi possiamo fare anche, insomma, ci servono molti più cosini possibili, diciamo. Oddio, ok. Molti sono i più soldini possibili, perché comunque ci servono. Quindi facciamo riprodurre, magari lo facciamo qualche volta, insomma, ogni volta che ci serve. E poi allora intanto loro vanno a fare un figlietto, insomma. L'importante è che comunque ci rimangono due, ovviamente. Poi seleziona e in teoria adesso dovrebbe, diciamo, mangiare. No, eccolo. Ok, quindi in pratica lo sta uccidendo, stanno amoreggiando, va bene. Quindi aspettiamo, ok, sta per essere mangiata e va bene. In teoria se lo mangiano tutte e due, cioè va benissimo. Quindi in teoria vai qui in modo che se lo mangia lei. Ah, ecco qua, anche la margherita. Quindi aspetta, margherita che cosa attirava? Sinceramente non me lo ricordo, però vabbè. Ok, quindi hanno amoreggiato loro, perfetto, quindi dovrebbe, diciamo, uscire l'uovo. Sono rimasti impalati. Guarda dentro, adesso non c'è nessuno, che perché
Amorizzando i preghi, dovevamo vedere come amorizzavano, però vabbè, se non l'abbiamo visto non c'è problema. Ok, quindi ogni tuo che ah sì, ok, avevo insegnato. Era preso un colpo, ok, allora lo facciamo, diciamo, riposare. Vediamo un po', poi non so se lo metto qui, in teoria dovrebbe, diciamo, uscire prima. Niente paura. Quindi cancella e vorrei un attimo andare a vedere nel nostro diario in modo da vedere, perché sinceramente ragazzi non mi ricordo che cosa attirava, insomma che cosa attirava come si chiama? La ghirlanda. Mi sa che attirava, mi sa, no, questa era, ecco, è Siete divisi da beh, ha mangiato tre carote addirittura. Quindi allora adesso metteremo subito tre carote. Ah, ecco, vedi, gli inquisiti romantici si mangia una margherita e non si sa che cosa. Quindi metteremo intanto qualche carotina sicuramente. Quindi adesso lo facciamo subito in modo di vedere un po' se facciamo succedere tutto ciò. Allora, mi sembra che hanno mangiato tutte e due, quindi adesso se andiamo a vedere. Come no? Mannaggia. Mannaggia. E quest'altro sì, però. No, no, non voglio vendere niente. Oddio, la schiaccia. È nato! Questo l'ha mangiato invece, quindi adesso lo faremo mangiare. Quindi ora io direi di fare una cosa. No, sto entrando dentro, mannaggia. Quindi, ma che è successo? Non mangiare niente tu, eh? Però, età, un giorno, però, vabbè. Ah, massimo totale stanziali, quindi due per forza in pratica, ok. No, volevo vedere una cosa, però. No, quindi questo non l'ha mangiato, giusto? Sì, questo l'ha mangiato, ok. Ok, questo sta uscendo, quindi potremmo fare così. Facciamo raggiungere questo in modo che possiamo fare un altro figlio, visto che comunque fanno, insomma, l'uovo si schiude abbastanza velocemente. Quindi facciamo fare, facciamo, diciamo, amoreggiare, anche se quella zucca l'abbiamo messa, ma nessuno, insomma, ci ha fatto visita. Ok, quindi facciamo questo gioco, facciamo schiudere l'uovo, insomma, vediamo un po'. Ok, oh mio Dio. Ok, e siamo arrivati. Comunque, insomma, è anche utile fare il minigioco a questo punto. Sinceramente, devo essere sincera, non ho mai fatto, come si dice? Oddio, cosa sta succedendo? Sta crescendo, sta crescendo. Oh, ok, così a caso crescono, va benissimo. Comunque ho visto che possono, cioè, ho visto nell'altro giardino, diciamo, ho visto che questi worm, insomma, possono essere anche viola. Possono nascere viola, non so come, sinceramente, perché non so di preciso com'è possibile ciò. Però, allora, visto che adesso entrano, vorrei proprio andare a guardare. Oh, come amoreggiano. Ah, ok, forse ci deve dare, diciamo, la notizia. Ah, questo ancora non è entrato, ecco perché. Stanno amoreggiando, quindi andiamo subito a guardare dentro. Fanno festa più che altro, perché amoreggiano, fanno festa. Ecco, non c'è nessuno, mannaggia. È possibile, se no. Ok, quindi andiamo a vedere. Ok, adesso ce lo fa vedere. Sì, andiamo a cliccare là, perfetto. Oh yeah, facciamo festa. Vanno però e tornano sempre, incredibile. Ok,
possiamo mettere via, quindi adesso ne abbiamo tre. Oh mio Dio, perché? Ha mangiato, vabbè, stanziari per forza ha mangiato un topo, ma non sappiamo come far venire un topo, quindi questo ancora non possiamo farlo. Ok. Andiamo un po' all'uovo quando, ok, lo stanno consegnando, quindi fra qualche minuto sarà fatto. Intanto andiamo sempre al villaggio e prendiamo qualche carota. E poi, insomma, possiamo anche fermarci Pomeriggio, con questo entra. errore. Chi compra è il benvenuto. Chi guarda e basta, mica tanto. Ok, quindi le carote, rapa, scusami, ecco la carota. Serve Ok, questa quindi roba, eh? ne prendiamo qualcuna, quindi tipo posiziona. Tanto alla fine Finito di fare i otto compiti. non è un problema. Ok, quindi torniamo al villaggio con questo e facciamo quattro buchi. Cavolo è? Perché? Ok. Ecco, vedi, già uovo schiuso, quindi va benissimo. Poi intanto prendiamo uno e lo piantiamo. Due e lo piantiamo. Questo. E questo. Poi prendiamo l'annaffiatoio e li annaffiamo tutti. Poi questo e questo. Ok, qua c'è un cosino, quello intanto si è chiuso, si è schiuso e già sta crescendo, incredibile. Quindi vediamo un po' qual è che non ha ancora questo. Quindi questo e lo dirigiamo a questo. Ok, dai, facciamo questa cosa, lo facciamo mangiare in modo che metà delle cose le abbiamo comunque già fatte e poi semplice una vita. Ci sta andando, sì. Ok, sì, perfetto. In modo che anche noi appunto abbiamo già fatto la metà delle cose che dovevamo intanto cominciare a fare. Saper essere mangiata, quindi anche questa cosa è completata. Mangia anche questo a questo punto, in modo che completi tutto. Le carote invece sono nate, diciamo. Perfetto. E quindi questo l'ha fatto, perfetto. Ci manca soltanto la cosa che magari faremo, insomma, costruiremo, diciamo, nel prossimo episodio. Hai una nuova visitatrice Fagiog. Le Fagiog sono ghiotte di Wilme Cardi che mangiano per restare in forma. Se ne hai in abbondanza, le Ok. troverai con rigore. Quindi dovremmo avere tante di quelle. Perfetto, intanto abbiamo le carote, quindi va bene tutto quanto. Io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!